Muito bem, pessoal. Hoje é o nosso terceiro dia de cobertura do Sínodo da Sinodalidade. Nós estamos aqui de novo na nossa terraça. Hoje, aqui ao meu lado, com uma presença ilustre, André Gagliarducci, que é um napolitano que vive já 20 anos em Roma e há 20 anos trabalha como jornalista e há 15 anos ele trabalha especialmente, dedicadamente, trabalhando com a cobertura do Vaticano, é o que nós podemos chamar de vaticanista. Ele trabalha também na EWTN, que no Brasil é proprietária da Aciprensa, né, ACI Digital, e também do Church Pop. E ele acabou de publicar um livro em italiano que se chama La Chiesa del Futuro, 10 sfide per il Sinodo che verranno, né, ou seja, a Igreja do Futuro, 10 desafios para os sínodos que estão por vir. E essa vai ser a minha primeira pergunta para ele. Agora eu vou começar a falar em italiano, vocês vão ver as legendas aqui embaixo. E vão poder acompanhar as perguntas, porque nós temos alguém muito experiente, muito mais experiente do que eu nessas questões, que vai poder nos ajudar. Allora, salve. Salve. Come va, André? Tutto bene? Siamo in vita ancora dopo il concistoro, quindi... Ok, beh, è caldo a Roma. Allora, andiamo dritto alla prima domanda. Che cosa sarebbe questa chiesa del futuro che tu parli in tuo libro? E la chiesa sinodale desiderata dal Papa Francesco? No, quando parlo di chiesa del futuro io cerco di comprendere come sarà la chiesa dopo questo percorso sinodale. Ho capito. Cioè l'idea è, dopo questo grande percorso, questo che si chiama sinodo sulla sinodalità, però in realtà alla fine nella segreteria generale del sinodo incominciano a dire che forse sarebbe meglio dire sinodo sulla vita della chiesa, ma il Papa non dice così, quindi teniamo sinodo sulla sinodalità. C'è qualcosa che cambierà? Non c'è qualcosa che cambierà. Infatti le sfide non sono per il sinodo o per queste due parti di sinodo che abbiamo adesso, sono per i sinodi che verranno, cioè non questi solo, ma tutti quelli che ci saranno nel futuro della ordinari, chiesa. Straordinari. Tutti quelli del futuro, vedendo come sarà. Mi sono chiesto come potrebbe essere, perché sono stato nel comitato di redazione della tappa continentale del Sinodo Europeo. Quindi ho partecipato dall'interno ai lavori, non solo dall'esterno, non solo come giornalista. E ho visto vari dibattiti, di cui ovviamente non posso parlare perché sono sotto segreto. Giusto. Però allo stesso tempo mi hanno dato un'idea di quello che può succedere o quello che non potrebbe succedere. E quello che ho pensato di fare è sostanzialmente prendere quello che c'è di positivo, senza prendere il negativo, semplicemente non considerandolo a un certo punto, e cercare di vedere invece come si può sviluppare le cose buone che ci sono, non solo quelle cattive. Ho capito. Allora, questa chiesa sinodale, cioè sarebbe la chiesa desiderata dal Papa o no? Ma il mio punto è... E non sappiamo che cos'è sinodale. Il mio punto è ancora diverso, che la chiesa è sempre stata sinodale nel senso che dice il Papa, cioè se sinodalità significa ascoltare, mettersi in ascolto e avere questo percorso che va dai laici al sacerdote, dal sacerdote al vescovo, dal vescovo al Papa e viceversa, Dio santo, questo la Chiesa l'ha sempre fatto, con sfumature diverse, con situazioni diverse, a volte c'erano situazioni di potere più forte, a volte situazioni di potere meno forte, però per esempio le pontificie opere missionarie, che sono pontificie, quindi sono vaticane, in realtà nascono nel XIX secolo su ispirazione di 3 su 4 su ispirazione di donne laiche, donne laiche, che hanno deciso di fare un'opera. Quest'opera è diventata un'opera così bella che i vescovi l'hanno presa a protezione, non l'hanno assorbita, l'hanno presa a protezione. Dopo la guerra, dopo la prima guerra mondiale, queste opere che erano in paesi in guerra non riuscivano a parlarsi tra loro, perché a volte parlare tra Francia e Italia, Francia e Germania, era complicato dopo che c'erano stati gli armistizi, la guerra, e allora la fecero pontificia per internazionalizzarla. Ma resta un'opera che nasce da laici e che va su. E come questo tantissime altre cose. L'azione cattolica. L'azione cattolica, lo stesso. Quindi alla fine questa sinodalità esiste nella Chiesa. Se pensi nel Medioevo si riunivano 3 concistori la settimana, il Papa per quanto monarca assoluto non decide mai da solo sulle cose importanti. Il Papa per decidere una canonizzazione ha bisogno di un concistoro per decidere di una data. Quindi in fondo se la Chiesa sinodale è la Chiesa che ascolta, che si riunisce, che parla, l'abbiamo avuta, ce l'abbiamo già, quindi è pleonastico. Quindi dire che è la Chiesa voluta da Papa Francesco, non lo so, è la Chiesa, nel senso anche Gesù riuniva i discepoli e insegnava, e poi i discepoli però facevano loro quando venivano mandati a due nei posti del mondo. E questo è quello che provo a spiegare, che al di là dei grandi slogan, sinodalità è un termine vago, non esiste, la sinodalità in fondo non esiste, la riempiamo noi di significato con quello che facciamo. Quindi al termine, al di là degli slogan, c'è una chiesa vera. Quella sarà una domanda più davanti, ma io volevo ritornare sul libro, al tuo libro, che quali sarebbero di queste 10 sfide le principali
per i prossimi sinodi della Chiesa? Guarda, io direi ne abbiamo tre importanti che sono molto collegate. La prima sfida è quella del non essere autoreferenziali. Lo dice spesso Papa Francesco, però secondo me ci vuole un passaggio ulteriore, nel senso che poi, anche quando parliamo di Chiesa sinodale, noi parliamo della nostra bolla, no? In the Catholic bubble. Quindi parliamo delle strutture della Chiesa sinodale, tutte cose che alla fine, al di fuori della struttura, non contano niente. Noi abbiamo una serie di persone, un popolo fedele di Dio, che ogni giorno va a messa, e va a messa non per la struttura sinodale, non perché si sente ascoltata, ma perché vuole l'Eucaristia. Sì, Gesù. Gesù. La seconda sfida, infatti, è quella, secondo me, molto importante, di rimettere Gesù al centro, ma davvero. Perché noi abbiamo in questo momento, secondo me, un cristianesimo senza Cristo. Pro forma. Sì, si parla molto di essere cristiani, di essere vicini ai poveri, tutte cose che abbiamo sempre fatto, quindi non è neanche vero che lo stiamo facendo adesso. Oggi abbiamo, ci sono i cardinali nuovi e ci sono i cardinali diaconi. I diaconi erano quelli che si occupavano dei poveri. Quindi, e si faceva all'inizio della Chiesa, quindi non è che stiamo parlando di cose nuove. Però se non parliamo di Gesù Cristo, noi abbiamo perso la Chiesa cattolica, abbiamo una bellissima avventura sociologica. Una ONG, che poi il Papa ci mette sempre in guardia da questa cosa allo stesso tempo, però poi il rischio c'è. E la terza grande sfida è quella di essere concreti. Perché questo problema di essere nella bolla ci porta proprio a non considerare la gente che va in chiesa ogni giorno. E il Papa della gente, in fondo, è il loro parroco. Molte persone non saprebbero neanche cosa dice il Papa se non ascoltassero il parroco, perché è il parroco che legge le encicliche e la spiega. Le persone normali non sono come noi, che lo facciamo di lavoro e che leggiamo ogni documento. Le persone normali vogliono l'Eucaristia, vogliono parlare di Gesù. E basta. Soprattutto. Poi da tutto quello nasce il resto, Cioè il resto nasce da quello, ma se non è quello non c'è il resto. Sì. Questo sinodo, Andrea, è stato oggetto di sane, di critiche da parte dei vescovi, teologi, pensatori cattolici come, cioè, ad esempio, Pell, Cardinale Müller-Sarah, no? E diresti che questo sinodo ha una proposta, diciamo, più audace rispetto ai precedenti? Cioè che potrebbe, come dicono alcuni, mettere a rischio la Chiesa, cioè la preservazione della fede e la morale? Io capisco molto i gridi di allarme che sono venuti da vari cardinali. Non penso che possa mettere a rischio la fede, perché, come ho detto, se cerchiamo di essere concreti, buona parte delle persone neanche si affidano a questi dibattiti, vivono la vita della Chiesa giorno per giorno. Quindi da quel punto di vista sono molto fiducioso. Che ci siano però dei gruppi di pressione che cercano di portare il dibattito del sinodo dove il dibattito del sinodo non dovrebbe andare, questo è vero. Che ci sono gruppi di pressione che sono forti sui media e che poi raccontano una Chiesa che non esiste, perché poi se uno va a parlare con i padri sinodali a uno ci si rende conto che tante cose che vengono dette fuori hanno sfumature diverse, quello è vero. Allora io posso molto comprendere i cardinali che hanno paura, perché in un mondo ipersecolarizzato queste campagne mediatiche che sono forti, che sono molto ben finanziate, non sono facili da estirpare. Non che non ci siano state prima. Però prima c'era un ambiente della Chiesa in cui alla fine si sapeva già dove si doveva andare, quindi tutto veniva assorbito. Per fare un esempio molto pratico, noi adesso abbiamo questo grande cammino sinodale di Germania, donne prete, nuova sessualità, omosessuali e così via. Ma nel 2011 ci fu in Austria e Germania un'iniziativa chiamata Ferrer Initiative, 110 parroci, iniziativa parroci significa in tedesco, 110 parroci firmarono, stessa agenda, stessa piattaforma, fecero un sacco di rumore, specialmente quando Benedetto XVI andò in Germania, poi Benedetto XVI fece 2-3 discorsi chiari sulla secolarizzazione, sull'importanza di essere minoranza creativa, sull'importanza di demondanizzarsi, questa iniziativa si spense come era nata, aveva un po' di impatto mediatico, ma poi non fu più. Adesso invece l'impatto mediatico continua e questo è il rischio. E come pensi che la Chiesa uscirà di questo processo sinodale dopo ottobre 2024, che precede il giubileo dell'anno successivo? Cioè, rischio di scissioni, di divisioni tra i cattolici sparsi nel mondo? Cioè, come una creazione di una specie di nuova giurisdizione morale, diciamo. Quello che è peccato negli Stati Uniti non è peccato in Germania. Guarda, c'era un filosofo in Italia, Pietro Primi, che nel 92 scrisse un libro che si chiamava Lo scisma sommerso, in cui sostanzialmente sosteneva che già questo scisma di cui parli tu c'era, perché i cattolici vivevano un po' come gli pareva in ogni posto e ogni posto aveva un modo di discernere. Ma prima ancora Ratzinger, negli anni 50, scrisse un testo che si chiamava I nuovi pagani e la Chiesa,
preso, nato dalle sue confessioni quando lui era viceparroco, in cui praticamente raccontava questo: ci sono persone che dicono di essere cristiane, nate nella tradizione cristiana, ma che in realtà vivono da pagani. Mm. Quindi questa sorta di scisma un po' c'è. Mm. Che diventi uno scisma pratico, io dubito. Poi il 2024 è lontano, nel senso che noi in questo momento non sappiamo neanche come sarà il 2023. Il 2023 sarà una tappa interlocutoria e là potremo capire meglio come si lavorerà nel 2024. Io penso, ma questa è una mia idea personale, che se Papa Francesco avesse voluto veramente cambiare qualcosa in maniera formale, lo avrebbe già fatto senza bisogno del sinodo. Non lo fa con il sinodo. Perché ha fatto più di 50 moto proprio. Infatti, quindi facendo, cioè questa è la forma di governo del Papa, quindi lui vuole questa discussione aperta che crea confusione ma che dà anche un'idea di una democrazia, nonostante il fatto che il Papa non si comporti, giustamente direi, da leader democratico. Perché la Chiesa non è democratica. Non è mai stata democratica, però la gente pensa che sia democratico. Come questo sarà spinto non lo so, e dipenderà molto da come il Papa deciderà di procedere dopo, cioè se deciderà che il documento finale votato sarà direttamente l'esortazione apostolica post-sinodale o se ne farà un'altra. Ad esempio con quello che è successo nel Concilio Vaticano II, che una realtà erano i 16 documenti e l'altra era lo spirito del concilio creato da Rahner, Küng, Schielebeck e quelle persone. Pensa che potrebbe accadere questo dopo il sinodo, magari dopo 2024? Abbiamo il problema che non può accadere, e questo è male, perché è un perché c'è la pressione della media, come detto. Ed è un sinodo senza documenti. È un sinodo, cioè almeno in quel caso tu hai 16 documenti del concilio e anche la documentazione sul dibattito. Mm-hmm. E la documentazione sul dibattito ti porta a capire cosa è ricchissima, è successo. Invece, quindi c'è, come diceva Benedetto XVI, il sinodo dei media e il sinodo dei padri, no? Ma il concilio dei media e il concilio dei padri. Ma non c'è un sinodo dei media e un sinodo dei padri, perché i padri sinodali sono chiamati a discutere informalmente. E non sono solo padri, ci sono laici. Sono vari padri. Hanno varie paternità, diciamo così. Però o maternità. Sì. Però sono chiamati a discutere informalmente. Ci sono un sacco di circoli minori in cui non ci sono interventi preparati. Quindi il rischio, purtroppo direi, non c'è, perché non avremo documentazione se non quella finale. Non avremo un archivio, non sapremo chi parla, quando parla, non ci sarà niente di registrato. Questo è grave storicamente. Sì. E la trasparenza? La trasparenza in questo caso esiste solo sulla base di chi vuole parlare. Non c'è trasparenza nel senso comunicativo. E non è vero che la riservatezza viene più preservata così. C'è una trasparenza anche nella riservatezza, nel senso, fino al 2014 il sinodo aveva una struttura di comunicazione che si chiamava il fungo, e in cui passavano tutti quanti gli interventi dei padri sinodali prima e venivano tradotti, c'era un sistema di colori che faceva sapere esattamente a che ora è arrivato il testo, qual era la lingua originale, in quante lingue era stato tradotto, e poi arrivava in sala stampa ogni giorno questo bollettino del sinodo in tutte le traduzioni, e ogni giorno avevamo briefing linguistici in cui era informale, non era formalizzato come questo, ma ti spiegavano più o meno l'ambiente. Quindi tu avevi il riassunto dei testi, o i testi completi a seconda della decisione, e un briefing sull'ambiente. Era molto più trasparente da quel punto di vista. Ora è una sintesi generale di una persona sola che sicuramente cosa si ricorda di 8 ore di dibattito? Ricorda quello che vuole ricordare, è molto complicato. Non è un registro. Non lo può fare. Non è un'impressione generale, diciamo. Quindi trasparenza non saprei. Sembra, come già hai detto Andrea, abbastanza chiaro che questo sinodo si basa su certi concetti nuovi e vaghi, no? Come è espresso nell'Instrumentum Laboris numero 25, quando confida che, fra virgolette, il cammino sinodale diventi più chiaro mano a mano che si procede, fra virgolette. Quindi cioè, la impressione che avanzare, progredire sempre, è una specie di una cosa necessariamente positiva da per sé, nel senso che sembra che ha una certezza assoluta che la sinodalità, anche se vaga e incerta a questo punto, sia una cosa intrinsecamente buona. Ma il problema di questo pontificato in generale, non solo di questo sinodo, ma si trova in questo numero 25, è proprio questa idea della riforma in cammino. La riforma in cammino è una riforma ospedale da campo, come direbbe il Papa, ma l'ospedale da campo è un'emergenza. L'ospedale da campo non è la normalità, è che si è in guerra e serve l'ospedale da campo. Ora, noi non siamo sempre in guerra.
Quindi non abbiamo sempre bisogno di un ospedale da campo, abbiamo bisogno di un ospedale strutturato che permetta di risolvere le cose. Ma noi abbiamo un ospedale da campo perenne, quindi è sempre emergenza. Nell'emergenza uno insegue i concetti, ma non li definisce. Sì, deve improvvisare. È tutta improvvisazione. Allora, secondo il Papa, questo permette una creatività. Possibile che lo permetta a bassi livelli. A alti livelli c'è bisogno di un progetto. Sì. Perché altrimenti abbiamo tanti piccoli progetti a breve termine, anche belli potremmo dire a volte, però dove portano non si sa, perché poi tanti progetti a breve termine non fanno un grande progetto finale, fanno tanti piccoli progetti. Un Frankenstein. Più o meno, sì. Quindi quello è un problema. Loro confidano che nel dibattito si verrà fuori, il discernimento spirituale, tutte cose molto belle, però il problema vero sta nelle persone. E lì di 400 persone che vanno al sinodo, non tutti hanno la stessa mentalità, la stessa capacità, la stessa anche voglia di fare. E questo cambia tutto. E sarebbero le tensioni da cui parla Aurelius? Ma buone tensioni, le tensioni cattive? Olerich parla di tensioni in senso idealizzato, perché poi le tensioni là vengono molto spente, nel senso che quando si entra in una tavola rotonda di 11 persone con un facilitatore, il facilitatore sta lì per spegnere le tensioni, quindi le buone tensioni non lo so dove si trovano. Noi abbiamo avuto anche a Praga tutta questa grande cosa, fate sapere le tensioni, ma tante volte non c'erano tensioni, tante volte c'erano punti di vista diversi, ma non tensioni. Se dobbiamo trovare una guerra per forza dove non c'è, allora possiamo smettere di vivere, sinceramente. Cioè, e una ultima domanda, Andrea, come pensi che il Papa San Paolo VI vedrebbe questo sinodo? Lui che insomma, ha idealizzato questi sinodi a ogni 3 anni? Ma questo non è il sinodo di Paolo VI, perché Paolo VI pensò prima di tutto a un sinodo dei Vescovi. Sì. E Paolo VI pensò a un sinodo dei Vescovi per un motivo preciso. Paolo VI voleva mantenere il grande ambiente che c'era stato nel concilio, la grande discussione, ma Paolo VI capiva anche l'istituzione. Allora, nella sua idea, il vescovo era quello che lavorava sul territorio. Allora, il vescovo viene a Roma, il vescovo parla con Roma, il vescovo porta da Roma al territorio. Si lascia molta libertà al vescovo in questo. Era molto bello. I vescovo poi aveva i sinodi diocesani. I sinodi diocesani, per esempio, hanno sempre avuto i laici, perché il sinodo diocesano è il consiglio pastorale, una serie di cose. Quindi era fatto in modo che ci fosse una struttura e ci fosse un raccordo istituzionale, ma sicuro, tra i vescovi, il Papa, i vescovi e il popolo. E quella era la grande idea di Paolo VI. In questo momento non ci sono più filtri, cioè c'è il Papa, il popolo, qualcos'altro intorno. Altre religioni, altre confessioni cristiane. Qualunque cosa, sì. Perché il Papa, il popolo, il Papa va direttamente dal popolo, il Papa agisce come il grande parroco del mondo in qualche modo. O il Vescovo di Roma. O il Vescovo di Roma, quello manco tanto, perché farebbe più cose a Roma se fosse il Vescovo. Sì. Sinceramente, se dobbiamo essere polemici. Però il grande parroco del mondo funziona per i media, perché è anche bello vedere il Papa che sia presente in tutto, ma un Papa non può davvero fare tutto, perché altrimenti non sarebbe un papa, sarebbe un parroco che fa tutto quanto. Cioè, e quindi non penso che Paolo VI accetterebbe questo sinodo fino in fondo. Penso che ne prenderebbe alcune cose, tipo la maggiore rappresentatività, forse ci sarebbe arrivato. Paolo VI addirittura pensava di rendere votanti in conclave i membri del Consiglio del Sinodo, che non erano tutti cardinali, ci fu questo progetto, poi lui disse no, ci abbiamo bisogno dei cardinali perché dobbiamo renderlo istituzionale, però ci fu il progetto, avrebbe forse usato alcune cose, ma non così tanto, perché poi l'istituzione per Paolo VI doveva essere sempre salvata, in questo momento c'è un Papa e il popolo, ma l'istituzione non la vedi. C'è la possibilità di un cambiamento forte nella struttura della Chiesa? Nel senso di democratizzare le strutture della Chiesa? Ma alla fine non si può, cioè nel senso proveranno a farlo, però il problema base non è quello, il problema base è che tutto poi va sul tavolo del Papa e il Papa decide. Quindi anche se democratizzano a basso livello, anche se si decide che votano su qualunque documento del dicastero e non decide solo il capo dicastero, no? Poi comunque il documento deve andare sul tavolo del Papa. Alla fine. Quindi o si toglie questa... o il Papa deve accettare le maggioranze, o altrimenti non c'è democratizzazione. Cioè. Quindi e non mi sembra che il Santo Padre accetti le maggioranze, nel senso che il Santo Padre giustamente decide. Pensa al sinodo sull'Amazzonia, no? Che sui viri probati si era reso conto che si stava andando troppo avanti e si è fermato. Cioè, ha detto no, niente, magari un rito amazzonico e basta. Sì. Però perché si è reso conto, quindi decide oltre la maggioranza, lo fa. Quindi non serve il sinodo per questo. Ok, bene, Andrea, grazie tante. Piacere mio.